Un giorno arrivò uno strano animale. Sembrava coperto di polvere, stanco, triste e spaventato. Trascinava una grossa valigia. Ehi, ciao! Cosa c'è nella tua valigia? Nella mia valigia? Beh, c'è una tazza da tè. Una tazza da tè? È una valigia bella grande per una tazza così piccola, Sì, hai ragione, ma ci sono anche un tavolo per appoggiare la tazza e una sedia di legno per me, così posso sedermi. Ci sono un tavolo e una sedia nella valigia? Impossibile! Beh, è la sua valigia, Ma un tavolo e una sedia? Sul serio? Sì. E c'è anche una capanna di legno con una piccola cucina dove preparo il tè. È casa mia. È su una collina, tra gli alberi. E quando il cielo è terso, si vede il mare. È tutto qui, nella mia valigia. Adesso... Scusatemi, ma sono davvero stanchissimo. Ho viaggiato a lungo e vengo da molto lontano. Mi devo riposare un pochino. Che strano animale! Non ho mai visto uno simile prima d'ora, Sì, neanche io. Ma dovremmo proprio lasciarlo dormire un po'. Io non mi fido. Come facciamo a sapere che sta dicendo la verità? C'è solo un modo per scoprirlo. Passatemi una pietra. Romperemo la valigia e vedremo cosa c'è dentro. Forse dovremmo farlo. Sì, dobbiamo sapere la verità. No, non possiamo. Non è roba nostra. Ma in un attimo la valigia era aperta. Visto? Una tazza da tè rotta e una vecchia foto. Ci ha mentito. No, avevate detto che c'era una tazza da tè. Già, e ora anche la valigia è rotta. Cosa penserà di noi? Nel frattempo lo straniero addormentato sognava di scappare e di nascondersi e di superare le montagne e nuotare in acque profonde. Sognava la valigia e tutto quello che conteneva. Quando alla fine si svegliò, quello che avevano fatto gli altri animali lo lasciò sbigottito. Mi dispiace di aver rotto la tua valigia. L'abbiamo aggiustata come meglio abbiamo potuto. Sì, e mentre dormivi ci siamo dati da fare. Sì, speriamo che ti piaccia. Grazie. È perfetta. C'è solo un problemino. Ci servono altre tazze. Adesso? Sì. Dimmi.